Se sei o sei stato un campione di Tetris e questi mattoncini dalle forme tutte diverse ti fanno tornare alla mente bellissimi ricordi, sappi che puoi ritrovare il Tetris all'interno di molti giochi da tavolo. Oggi ti consiglio 8 giochi da tavolo ispirati al Tetris. Alcuni avranno mantenuto l'aspetto del Tetris originale, altri avranno inserito il meccanismo di incastro mattoncini all'interno di un gioco molto più complesso. Il primo consiglio è Project L, un gioco astratto in cui creare un motore di produzione polimini per riuscire a risolvere figure sempre più complesse. Ad ogni turno si possono svolgere varie azioni, ottenere un nuovo puzzle da completare, ottenere un nuovo pezzo, oppure posizionare pezzi sui puzzle che abbiamo di fronte a noi. Per completare un puzzle vanno inseriti i polimini all'interno degli incavi, fino a completare la forma disegnata. Quando il puzzle è completo possiamo riprendere in mano i pezzi utilizzati e otteniamo un nuovo pezzo, per aiutarci a completare figure sempre più complesse. È un gioco appena uscito, edito da Asmodee, uno degli astratti che ho più apprezzato negli ultimi tempi. Se vuoi acquistare questo o gli altri giochi di cui ti parlo oggi, c'è un'offerta speciale per te. Questo video è realizzato in collaborazione con Dal Tenda, che ti offre il 10% di sconto sui tuoi prossimi acquisti. È sufficiente utilizzare il codice Miss Meeple in fase di checkout quando acquisti sul loro shop, è tutto spiegato in descrizione dove trovi anche il link al loro negozio online. Vi consiglio di tenerli d'occhio perché hanno un vasto assortimento di giochi da tavolo e offerte interessanti. In particolare nella sezione fine serie ci sono sconti fino al 90%. Ora proseguiamo con i consigli. Se giocate spesso in coppia e amate il Tetris, non potete non avere in collezione Patchwork, un gioco esclusivamente per due giocatori. I giocatori a turno prendono una tessera dal centro del tavolo. Le tessere rappresentano pezzi di stoffa usati sulla propria plancia per cucire bellissime coperte. Le tessere vanno ovviamente incastrate sulla plancia in stile Tetris, cercando di non lasciare buchi. Alcune tessere hanno una rendita in bottoni, che sono la valuta del gioco. Li spenderemo per comprare tessere sempre migliori. Ogni tessera ha indicato anche un tempo di cucitura, più è alto più tardi tornerà il nostro turno. Se volete scoprire le regole complete c'è un tutorial sul mio canale. Apro una piccola parentesi sull'autore di Patchwork, ovvero Uwe Rosenberg. È un autore che ha utilizzato e riutilizzato la meccanica del Tetris in tantissimi suoi giochi. In questa classifica ho scelto Patchwork perché secondo me è il più rappresentativo, ma in descrizione ti lascio una lista di tutti i suoi giochi in cui trovi elementi del Tetris. Scoprirai giochi diversi tra di loro e alcuni anche molto complessi. Tra questi ultimi ti consiglio di dare un'occhiata alla Festa per Odino. I prossimi consigli prendono il meccanismo base del Tetris e lo inseriscono all'interno di giochi più articolati e complessi. Comunque tutti i titoli che vi suggerisco oggi sono assolutamente adatti a tutti. Ci spostiamo in Giappone con Miyabi, un gioco di Michael Kisling edito da ABA. Dovremo creare un bellissimo giardino zen giapponese con aiuole, fiori e pesciolini. Il giardino verrà creato su più livelli, incastrando e sovrapponendo vari elementi del paesaggio. Gli elementi del paesaggio danno punti in base a come sono disposti e su quale livello si trovano. Chi arriva per primo al quinto livello con ogni elemento ottiene dei punti bonus e a fine partita si ottengono altri punti in base a quanti elementi sono rimasti visibili in plancia. Passiamo ad un Tetris con pezzi in plastica sagomati in 3D basato sul lancio di dadi. Era il Medioevo è un gioco di Matt Leacock, edito in italiano da Cranio Creations. Dobbiamo creare una città medievale cinta da mura con all'interno edifici di vario tipo, fattorie, falegnamerie, torri, chiese, università e tanto altro. Ogni edificio ha la sua abilità e ci regalerà dei dadi da tirare ad ogni turno per ottenere risorse, attrezzi per costruire nuovi edifici e forza militare per proteggerci dagli avversari. Possiamo ritirare i dadi che non ci soddisfano, ma dobbiamo sempre stare attenti alle penalità. Gli edifici sono bellissimi e molto dettagliati per un effetto fantastico sul tavolo. Torniamo ai pezzi in cartone con un gioco semplice da imparare ma che richiede molta concentrazione. Level 9 è un Tetris in 3D su più livelli edito da Divu Giochi. Ad ogni turno dobbiamo posizionare una tessera che rappresenta un numero da 0 a 9 sul tavolo oppure sovrapposta a tessere già presenti sul tavolo. Il vincolo è che le tessere che si trovano più in alto devono toccare due o più tessere sottostanti e non devono lasciare buchi sotto di esse. A fine partita si ottengono punti in base al numero raffigurato sulla tessera moltiplicato per il livello in cui si trova la tessera.
Un delizioso Tetris parigino è Paris, la Cité de la Lumière, un gioco per due giocatori edito da De Vir. I giocatori devono costruire edifici di Parigi e illuminarli con i lampioni. Nella prima fase di gioco i giocatori hanno due azioni a disposizione, o prendere in mano un edificio, oppure posizionare una tessera pavimentazione sulla griglia comune di gioco, che è parte della scatola stessa. Sulla pavimentazione si andranno a creare delle sagome dei due colori dei giocatori o di un colore neutro. Anche nella seconda fase di gioco ci sono due azioni disponibili, o posizionare un edificio preso in precedenza rispettando le sagome che si sono venute a creare, o prenotare una tessera bonus per ottenere punti a fine partita. Al termine del piazzamento si contano i punti moltiplicando il numero di lampioni per il numero di tessere da cui è composto l'edificio illuminato. In più ci sono una decina di carte bonus diverse che possono dare punti in modi differenti ai giocatori. Trovate un tutorial completo sul mio canale. Torniamo alla semplicità del Tetris con Cathedral, un gioco molto elegante sia nella sua presentazione che nel regolamento. I giocatori possiedono due set di edifici identici in due colorazioni diverse. Lo scopo del gioco è coprire con i propri edifici la maggior area possibile all'interno dell'area di gioco prima della fine della partita. Ci si alternerà posizionando un edificio a testa. Per impedire il posizionamento degli edifici avversari bisognerà reclamare un territorio, ovvero creare delle connessioni da muro a muro formate da propri edifici. Alcuni edifici quindi non si potranno posizionare. Alla fine del gioco chi rimane con in mano edifici che coprono l'area minore vince il gioco. Fammi sapere nei commenti se conosci altri giochi da tavolo basati sul Tetris e se vuoi scoprire bellissimi giochi da tavolo da fare in coppia, corri a vedere questa classifica che ho creato per te. Alla prossima e buon gioco!